per avere fiducia e per essere in qualche modo sentirsi, come dire, alleati di questa battaglia non facile e che so perfettamente che si colloca su un crinale molto scivoloso con un po' di riciclati che si candidano in alternativa, e penso che questo, spero che gli aregini sappiano scegliere bene e capiscano e distinguano, ecco, le liste che hanno un'identità, che hanno una chiarezza, che hanno una trasparenza e qualcosa che assomiglia francamente a, a un vecchio modo di far politica che non penso dia nessuna prospettiva e soprattutto che ha messo in difficoltà anche una possibilità di un riscatto importante, e spero che invece la tua creatura possa avere tutti i sostegni giusti e necessari, perché sicuramente il nostro, perché c'è bisogno per Viareggio di proprio voltare pagina per poter affrontare situazioni che sono state abbastanza, che sono abbastanza delicate. So bene la crisi finanziaria che c'era, devo dire che già il precedente sindaco che conosco e che ho anche molto che stimo, ma so bene che è stato anche, come dire, aveva a sua volta ricevuto in, no, in eredità una situazione pesante, ma adesso c'è bisogno veramente di fare appello a un grande lavoro strategico che, come dice giustamente Alberto, che saluto perché Alberto Alessandro è un grande amico che ho imparato a conoscere proprio in provincia, a Lucca. Ci siamo conosciuti a Lucca tanti anni fa, 6 anni, 7 anni fa saranno ormai, e con lui abbiamo fatto un bellissimo percorso insieme. Lo dico perché questi sono quei risvolti umani, delle amicizie che diventano anche una grande collaborazione, direi non solo politica e culturale ma anche creativa, vorrei dire, perché lui è un grande creativo, e sarei felicissimo che nella tua squadra ci fosse una persona come Alberto, perché io trovo che oggi il al governare una città significa avere un occhio qui, un occhio a Roma e uno a Bruxelles. Non penso che si possa più pensare di essere in una piccola isola felice e autarchica. Dobbiamo avere una cultura dell'amministrazione, del governo e della regia dello sviluppo dei territori, dei sistemi territoriali. Io abbiamo visto qui anche il sindaco di Forte dei Marmi, che conosco bene, insomma mi fa piacere che ci sia anche questa solidarietà di altri sindaci. Dicevo che con Alberto abbiamo condiviso una grande passione, che si chiama senz'altro Via Francigena, ma si chiama soprattutto una idea diversa di promuovere i territori, la cultura, la creatività, la qualità, perché il tema dei sistemi territoriali di qualità è la vera prospettiva di competitività, ed è quella degli itinerari culturali europei, ormai sono 29, che attraversano tra l'altro anche questa regione, diversi di questi, e che sono in qualche modo, hanno dimostrato, insieme all'altro grande progetto europeo, che è quello delle capitali europee della cultura, che adesso giustamente Franceschini ha voluto tradurre in versione nazionale, per cui ci sarà ogni anno la possibilità di concorrere alla capitale italiana della cultura, e mi sembra giustissimo che voi proviate a farcela per il 2018, perché poi alla fine questi marchi, questo concentrare attenzione anche mediatica ma anche di un certo, io vedo che per esempio quando si è fatto l'esperienza che ho visto di capire proprio della cultura ha fatto sì che città anche meno conosciute o meno certamente con una storia molto meno presente nella dimensione culturale per esempio di Viareggio hanno come trovato un altro modo per ripensare allo sviluppo. Pensate che in Europa ci sono esperienze come Liverpool, per dire che ancora fa testo, no? O penso anche a città come Glasgow, in Inghilterra, che dopo la crisi industriale e vedendo un declino, no, come prospettiva, è chiaro che è tutto un altro caso, però interessante, hanno capito che giocare la chiave della capitale europea della cultura, in questo caso della città europea della cultura italiana, avrebbe comunque dato un orizzonte su cui lavorare insieme, in squadra, ripensando tante cose, ripensando il modello di sviluppo, ripensando il fatto che se non fa la filiera della qualità che va dalla gastronomia fino a un turismo di qualità, all'accoglienza e alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e voi ne avete sia di materiale che di immateriale, beni paesaggistici, e cominciare a ragionare come un sistema territoriale. Questo ha ridato una prospettiva anche ai privati e alle forze imprenditoriali, e tu vieni da un mondo che questo lo sa molto bene. Tra l'altro devo testimoniare che la Confessione dell'Artigianato da cui tu vieni è una di quelle con cui ho molto lavorato, per esempio per Europa Creativa, tu lo sai, perché le imprese culturali e creative oggi sono uno degli assi su cui l'Europa vuole reinvestire, perché si tratta di produrre nuovi posti di lavoro di qualità
e in ambiti che in Italia sono assolutamente coerenti con la nostra popolazione. Quindi io penso prima di tutto che questo tipo di prospettiva, di progetti, non ha solo un valore in sé, ma di quello che trasmette come fiducia nel futuro, come ragazzi che possono cominciare a pensare e andare, per esempio, creare degli hub, come si dice, dei laboratori, quello che chiamo i garage, per giovani che hanno delle straordinarie idee che spesso non trovano investitori. Si comincia cioè a riconnettere quelle parti di città che sono state sicuramente, si sono trovate in difficoltà, che però hanno qualche possibilità, ma che ancora, se non vedono un progetto, non vedono un orizzonte, non si mettono in moto. Quindi io veramente ti invito in questo senso. Poi dicevo prima al senatore Marcucci, che ringrazio molto per questo invito perché insieme a te mi avete fatto, e perché è un modo per tornare in una provincia che amo molto, è a Reggio, che conosco bene, e devo dire che una delle cose che si sta facendo, che abbiamo chiesto proprio noi nella presidenza, durante la presidenza italiana, ma che come Commissione Cultura abbiamo ottenuto dal commissario alla cultura, è che il 2018, quindi sarebbe perfetto, sarà l'anno europeo del patrimonio culturale. E questo si legherebbe come cornice molto bene, quindi puntiamo a una prima cosa. Seconda cosa che vorrei dire, sempre per cercare di essere utile alla causa, non faccio un'altra volta, facciamo una discussione sulla cultura, se parliamo un po' più concretamente. Io vedo questa come una fase molto strategica. Perché? Perché se no si sente, beh, già ce lo siamo detto, già ce l'abbiamo. No, lo sa molto bene Andrea, perché noi con lui io posso chiamarti Andrea, so che qui sei il senatore, ma per me Andrea. Allora, no, perché devo dire che io sono stata ospite nella sua commissione, che lui presiede con molta autorevolezza, con molta capacità, al Senato, per un'audizione. E abbiamo, è stato molto interessante, abbiamo ragionato insieme parlamentari nazionali, parlamentari europei, che dovremmo incontrarci molto più spesso, qui dopo Gini, della regione toscana, con la quale abbiamo veramente fatto un bellissimo lavoro in questi anni. Gli assessori magari cambiavano, ma noi rimanevamo sempre con questo filo fantastico. Abbiamo creato una squadra che insomma sta lavorando su questi temi. Allora, qual è la prima cosa per cui ritengo questa una fase strategica? Primo, è stato già detto certamente, però possiamo parlarne in modo molto concreto, e sono sicura che nel tuo programma questo sarà un punto importante. E siamo al secondo anno, cioè in realtà al primo ormai, al primo da parte delle regioni, di gestione della nuova programmazione europea. Noi abbiamo stanziato come Unione Europea circa 960 miliardi per questi 7 anni, 2014-2020, 32 di questi miliardi sono andati alle regioni per i fondi strutturali, in Italia vanno alle regioni, ma insomma Stato, regioni, ma prevalentemente regioni. C'è la possibilità, con un nuovo sindaco e con un'idea di città che deve puntare sulle cose, sulle eccellenze, sulle vocazioni che ha, di condividere, si diceva prima, un accordo di programma con la regione, e dentro questa matrice, di questa cornice, fare, pensare a quelle che possono essere i cofinanziamento da parte del, cioè finanziamenti di fondi strutturali da parte della regione, insieme naturalmente alle altri cofinanziamenti che vanno trovati sul territorio, ma che quando c'è un'idea forte di investimento si trovano poi. E credo che questo produca anche occupazione di qualità. Sappiate che se noi abbiamo oggi, questo lo rivendico sempre, il tema politiche culturali, sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale, possibilità di digitalizzare il patrimonio culturale, che è un'altra grande questione, che guardate che con la digitalizzazione del patrimonio si possono offrire pacchetti, per esempio, online a un turismo nuovo, che spesso è un turismo non del mordi e fuggi, non è un turismo solo estivo. Spesso noi abbiamo ormai una competitività sul fronte del turismo culturale, sportivo, in questo caso anche legato al mare, ma legato anche alla congressistica, a tante altre di terziario, insomma, che aspetta solo di avere delle offerte concrete, ben realizzate e con una capacità di attrarre, no? nuovi target, perché c'è una richiesta sempre più forte di un turismo che non è il morti e fuggi, che non è soltanto la grande città, che non è soltanto i 3 giorni da qualche parte, ma è l'amore per un'esperienza, è condividere un'esperienza, è conoscere un'accoglienza diversa, è la qualità dei sistemi territoriali, è la bellezza, eccetera. Questo ormai abbiamo visto che come sistema europeo del turismo, su cui si sta lavorando, abbiamo un rapporto sul turismo in preparazione, che tra l'altro lo sta facendo una collega del PD, la collega Isabella De Monte, mentre un altro collega, ex senatrice, sta facendo proprio il primo rapporto europeo
sul turismo, in cui si chiedono delle cose anche molto precise per aiutare naturalmente i territori. E una di queste è proprio quello di ripensare il fatto che non c'è una necessariamente una, come dire, solo competitività per gli Stati membri, ma se si punta su alcuni sistemi di qualità urbani possono convivere diversità di offerta con anche una potenzialità molto ampia, perché noi abbiamo, si parla ormai di mezzo miliardo di persone che possono essere orientate verso una destinazione o un'altra, e oggi l'Europa è ancora la prima destinazione mondiale di turismo, ma è, come dire, incalzata da altre offerte. Se noi non incrociamo adesso questo target, che tra l'altro, diciamoci la verità, è un target anche medio-alto, anche molto affluente, ma che deve venire con delle offerte, con una capacità di raccogliere questa domanda. C'è anche quella del turismo che noi chiamiamo con Alberto il turismo lento, il turismo dell'esperienza a condividere con gli altri, il cammino vuol dire però anche bicicletta, vuol dire anche cavallo, vuol dire tanti altri modi. E credo che questo faccia recuperare anche una dimensione che è molto congeniale alla famosa ripresa della passeggiata, ma anche delle vostre realtà anche ambientali che avete qui straordinarie. Secondo punto strategico è il fatto che appunto questa cornice sulle politiche turistiche europee sta prendendo forma in questo periodo, perché noi nel 2011 abbiamo avuto la prima comunicazione sul turismo, era una competenza che non era dell'Europa, è una competenza soft, cioè sta agli Stati membri proprio. Però l'Europa può fare molte cose, può per esempio sostenere, per esempio per la prima volta nel programma per le piccole e medie imprese una quota destinata alle imprese nel settore del turismo, può aiutare a far crescere per esempio una offerta integrata fra vari paesi in questo campo, e può legare di più il turismo alla cultura, che è cosa che a me interessa molto. Forse una cosa non si sa molto, ma la quarta lingua studiata nel mondo è l'italiano, il che la dice lunga, perché non è certamente studiato l'italiano perché è molto utile o funzionale, perché molti paesi lo parlano. Alla lingua italiana si viene dalla cultura italiana, cioè l'amore per la cultura italiana, che poi sia l'opera, che sia la moda, che sia il bel mangiare, che sia il paesaggio, fa sì che tantissimi, anche giovani, studiano italiano. Noi abbiamo perciò in qualche modo una chance in più, perché sull'onda e sulla direttrice di questo amore per l'Italia, anche a distanza, quello per cui gli italiani, quando vai nel mondo e senti, qualcuno sente che sei italiano, o io vedo i miei colleghi, quando invito a fare un convegno in Italia, trovano mille scuse pur di venire tutti, ci sarà una ragione. Ecco. Allora noi dovremmo fare uno sforzo diverso da altri, che non è quello di far conoscere, ma di confermare che abbiamo delle strategie, perché questa domanda potenziale enorme si incontri con un'offerta diversa, e quindi diversificare l'offerta. Da questo punto di vista, l'altra importante cosa, secondo me, è che in questo momento noi siamo anche in una fase in cui finalmente l'Europa, aver parlato tanto di rigore e di, purtroppo abbiamo ancora il caso greco aperto, lo sappiamo, però insomma c'è un'altra area per fortuna, e lo devo riconoscere, è la ragione per cui abbiamo votato Juncker. Sapete che Juncker è popolare, però abbiamo ritenuto, io dico sempre, sapete che io vengo della cultura cattolico-democratica, che però non nasce conservatore, ma nasce democratico-cristiano, questo fa un po' la differenza. Sull'immigrazione ha preso una posizione che non avrebbe preso un conservatore, te lo dico con molta chiarezza. Beh, noi abbiamo adesso una grande scommessa, e qui bisogna giocarla insieme, regioni, Europa, governo e Europa. Parlo della piattaforma, del piano investimenti Juncker. Il piano investimenti significa che c'è un fondo finalmente significativo, cioè l'abbiamo voluto più grande, ma insomma intanto c'è quello, fondo di garanzia che l'Europa darà agli investimenti che si faranno, e si decideranno gli assi strategici su cui giocarci questa somma che dovrebbe arrivare a più di 300 miliardi da destinare alle strategie di crescita e di recupero dei ritardi. Uno di questi è sicuramente il digitale, tutto il tema della connessione. E questo riguarda molto anche i comuni, e riguarda molto le scuole, riguarda molto le imprese, riguarda molto la facilità dei cittadini accedere a... Ecco, tutto il tema dell'e-governance e delle citizenship sono proprio messi al centro di qualunque programma. C'è la questione delle infrastrutture materiali, oltre a quelle immateriali, sappiamo bene di cosa parliamo, dai trasporti alle infrastrutture, pensiamo soltanto alle questioni dei servizi essenziali, ma penso anche a quello che è l'investimento, una delle cinque priorità, grazie al cielo, è l'educazione. E su questo abbiamo fatto anche già delle simulazioni nella mia commissione, abbiamo fatto degli incontri mettendo insieme Connect, insomma la digitale, ecco per esempio tutto il tema di connettere le scuole connesse fra di loro con la banda larga,
la educazione che è insieme formazione, anche formazione professionale, anche le gare di più. Oggi con la buona scuola devo dire che molte cose ci sono, si avvicina di più al modello europeo il programma di riforma, significa anche la possibilità a livello territoriale di cominciare a individuare quelle che sono le competenze sulle quali giocarsi alcune priorità, anche nell'ambito del progetto dei programmi regionali sulla sull'istruzione e formazione professionale. Ricordo che quando venni in occasione del carnevale c'era tutta l'associazione, no? Carristi, perché penso alla cartapesta. Eccolo, mi ricordo che ci siamo incontrati, no, perché i maestri carristi, perché io vi pensavo invece alla cartapesta. Ecco, voi avete su questo un'assoluta eccellenza. Si era detto, ma perché non pensare anche a un network e a un riconoscimento più formale di questa eccellenza, e anche in un network che mette insieme, per esempio internazionale, che mette insieme i festival, i carnevali di tradizione, con anche la possibilità di fare stage. Ecco, questo è nelle corde di Europa Creativa, sicuramente, l'avevo già detto. È importante anche l'altro progetto su cui so che state lavorando, di cui ha parlato il senatore Marcucci, prima che venissi, che è quello della Five Opera, Five, o come lo vogliamo chiamare, e cioè quella è un'idea che era nata un po' parlandone proprio con la presidente del Festival Pulciniano quando venì la prima volta. E dopo, perché non si crea, ne ho parlato anche col presidente del Festival di Rossini, sui 5 grandi musicisti, di cui uno chiaramente è il più grande, è Puccini, italiani, perché non fare appunto un network di potrebbe esserci la parte formativa, la parte degli stage degli artisti, residenza dell'artista, e fare insieme una programmazione, ma insieme anche almeno 2 o 3 istituti, diciamo festival o comunque istituzioni musicali dedicate a singoli musicisti, penso a Mozart, pensavamo prima a Vari, ho fatto un po' un elenco, Bizet ed altri, per fare arrivare a fare un progetto che potrebbe essere un progetto speciale assolutamente compatibile con Europa Creativa, secondo me anche con Erasmus, perché c'è tutto il tema della circolazione dei professionisti, degli artisti, eccetera. Voi avete una fortuna, qui avete una grande ricettività, ma che è concentrata in alcuni mesi dell'anno. Io sono convinta invece che dobbiamo puntare sulla destagionalizzazione, giocando la chiave della cultura e non solo dei congressi, che sono importanti, o di altre iniziative. Terza cosa, credo che anche il tema dello sport, di cui si parla poco. Guardate, Forte dei Marmi può raccontarvi che è diventata città europea dello sport qualche anno fa. Questa è un'iniziativa che abbiamo preso noi in Parlamento con un'associazione che ha fatto nascere questa iniziativa, che è interessantissima. Ogni anno una città europea è capitale europea, varie città europee sono comuni, città, e una ventina sono comuni europee dello sport. È chiaro che ci si deve impegnare per creare adeguamento della città alla pratica sportiva, coinvolgimento dei giovani, ma anche non solo dei giovani, la capacità di... E questo ha significato, per le città che l'hanno fatto, io ho notato, hanno fatto addirittura una misurazione, una ricerca, l'impatto che ha avuto questo dopo, sia in termini non solo economici, ma anche di attrezzature che sono migliorate e di una grande, maggiore... attrazione per eventi, per conoscenza, per turismo nuovo. Se penso che quanto la cultura e il turismo sono collegate, un giorno mi raccontava l'assessore al turismo della regione toscana che c'è una relazione, per esempio, anche fra quelle che sono le possibilità, e a Viareggio film ne hanno girati, fra la film commission e le location in Toscana e l'arrivo di turismo da paesi lontanissimi. So che dopo aver fatto la location in Toscana di una fiction, cos'era, brasiliana, si è raddoppiato, o forse ancora di più, il turismo dal Brasile. Allora, certo che poi questo va creato un'offerta di qualità e non è un problema di rapina del territorio, però secondo me va giocato molto la chiave europea e internazionale nell'ambito della politica locale, cioè la cosiddetta politica glocal, che pensa globalmente, ma agisce localmente, è oggi, credo, la chiave. E credo che giocare anche su un sistema territoriale, dato di grandissima qualità che qui c'è, penso che possa vedere una strategia paese, ma una strategia anche europea. Io dico e chiudo che naturalmente sono assolutamente al vostro fianco, non solo per testimoniare che qui è la parte giusta, il PD,
che tu sei il nostro candidato e spero che ti sarà dato quello che è giusto avere di sostegno e anche di convinzione per dare una mano, ecco, sia qui non per chiedere ma per dare. Penso che questa sia la migliore politica, per dare la propria anche testimonianza, per far essere cittadini attivi. Ma dall'altra penso che potremo poi in prospettiva lavorare come ho cercato di fare anche con molti, diciamo, sindaci della Versilia in questi anni, ho cercato di essere di aiuto per poter lavorare insieme e studiare insieme anche dei progetti che possono coinvolgere altri comuni, altri colleghi parlamentari che sono sicuramente interessatissimi ad avere una prospettiva di lavoro comune con Viareggio, con questa bellissima terra e con la Toscana. Quindi in bocca al lupo.